Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi dell'attualità e della politica dal centro video di Palazzo Cesaroni. Quest'oggi sono ospiti nello studio i consiglieri Fausto Garanello del Partito Democratico e Maria Rossi Forza Italia. Eh, apriamo subito con eh, l'attualità, con la pagina politica. Comincio da lei Galanello perché il segretario regionale del PD ha fatto un po' una critica al Partito Democratico, nel senso che c'è la discussione in atto sulla legge elettorale, c'è la scadenza elettorale che incombe, e il segretario Leonelli parla di una mancata condivisione su, su quello che era stato. Deciso quindi sul collegio unico, l'abolizione del listino, preferenze di genere. Noi siamo qui. Consigliere Galanello, lei come esponente del Partito Democratico ci ragguagli un po' sulla situazione? Perché si dice, qualcuno dice che ai cittadini certe cose non interessano più di tanto, però mi sa che invece mh, le modalità di come si andrà al voto stuzzicano un po' l'interesse. Ma c'è una discussione in atto, credo come sia normale che sia. La legge elettorale non è solo un fatto tecnico, attraverso la legge elettorale passa un'idea dell'Umbria, della nostra regione. E giustamente c'è una discussione, poi ci saranno aspetti troppo accesi eh, nel confronto. Per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, ciò ha i suoi aspetti di positività che quando si discute è eh, segno evidente che c'è un interesse diciamo, di stare sui problemi e di non eh, assecondare così le decisioni che in qualche modo arrivano dall'alto. Peraltro c'è da dire che su questo argomento nel Partito Democratico c'è una discussione aperta. Finora l'unico organismo che ha espresso nel merito una votazione è stata l'Assemblea Provinciale di Terni del Partito Democratico. C'è stata una discussione a più riprese nel gruppo consigliare, c'è stata una discussione negli organismi regionali del partito. Non c'è stata ad oggi nessuna votazione negli organismi regionali del partito. Da questa discussione sono venute fuori alcuni punti fermi, largamente condivisi quell'aspetto della doppia preferenza di genere come elemento diciamo, qualificante della nuova legge elettorale riferito alla possibilità di rafforzare la presenza di genere eh, all'interno dell'assemblea legislativa regionale. Credo che questo e condivido sia un elemento di eh, democrazia, eh, un ulteriore elemento di democrazia della legge elettorale. Un altro aspetto è il superamento del listino, anche su questo c'è unanime condivisione. Eh, un aspetto su cui eh, c'è stata una discussione abbastanza forte, per quanto mi riguarda, non ancora chiusa, è il collegio unico eh, regionale, eh, aspetto su cui. Eh, il PD a livello provinciale di Terni ha espresso delle eh, riserve, aprendo su questo una discussione. Poi prendiamo atto oggi che c'è sia all'interno del gruppo che nel panorama regionale una maggioranza all'interno del Partito Democratico che condivide eh, l'ipotesi del collegio unico regionale. Personalmente come Partito Democratico di Provincia di Terni manteniamo delle riserve, quanto non riteniamo che il collegio unico regionale di per sé sia utile a creare una classe dirigente regionale eh, il rischio è che ci potremmo trovare domani con un consiglio regionale dove larga parte dell'Umbria non si senta rappresentata e questo di fronte alle sfide che eh, si presentano alla nuova legislatura di una piccola regione, che dovremo affrontare argomenti, quali anche, perché no, quello delle macro-regioni e quanto altro, credo che serva un'Umbria molto unita e largamente rappresentativa, perché altrimenti il rischio è quello dell'implosione. Il collegio unico regionale, di per sé, sul piano teorico, ma sul piano teorico potrebbe eh, prefigurare. Prefigurare l'esclusione dalla dall'assisa regionale di parti importanti della Regione Umbria e l'area del Ternano è tra le coloro le aree a maggiore difficoltà. Ultimo elemento è eh, la discussione aperta. Ne parlerà la collega Rossi sulla questione del doppio turno. Siamo fermamente, convintamente, largamente contrari al doppio turno. Doppio turno. Semplicemente perché la Regione è un ente legislativo, non è un ente di governo del territorio, per quanto mi riguarda credo che vada a ripensare il doppio turno anche per quanto riguarda i comuni. Perché si pone un problema, ormai l'esperienza ce l'abbiamo avuta in diverse realtà comunali, quando si vince il ballottaggio con meno del 50% dei cittadini che vanno a votare e con forze che rappresentavano al primo turno il 25% e si trovano a governare con il 60%, credo ci sia un problema di democrazia. Perché non si governa soltanto con i numeri nei consigli, si governa anche con il consenso dei cittadini, che non è solo quello del giorno del voto, ma anche quello che si ripercuote poi nel corso della legislatura. E credo che Laddove succedono, come è successo a Perugia, come è successo cinque anni fa a Torviero, come è successo in altre amministrazioni locali, eh, in queste situazioni si trova una maggioranza consigliare a governare, ma come minoranza sociale nella realtà della propria provincia o del proprio comune o, qualora dovesse accadere, anche all'interno della regione. Chiarissimo, consigliere Galanello. Prima di passare a Maria Rossi, che naturalmente ci dirà la sua visione. Di queste prossime elezioni delle modalità del voto. C'è un ultimo aspetto, volevo rappresentare anche le istanze di chi sta fuori dalla porta di questo palazzo, perché fuori dalla porta di questo palazzo, Palazzo Cesaroni, c'è un presidio permanente, cioè ogni volta che si riunisce il Consiglio regionale ci sono dei gruppi eh, politici che non fanno parte dell'assise che magari vorrebbero entrarci e, e che si lamentano del fatto che c'è un numero eh, molto forte per la raccolta di firme per presentarsi alle elezioni. Indicato mi sembra in 3.000. Vado a memoria se non sto sbagliando. Ecco, su questo c'è una risposta che si dà a questa. Creo stata fatta la commissione, la riforme statutari regolamentari ha avuto anche un momento di partecipazione anche con altre forze politiche. C'è una discussione in atto. Che approderà. Io credo che dovremmo andare incontro a questi problemi che sono giustamente posti da forze minori che stanno all'esterno oggi non rappresentate in Consiglio regionale ma che rappresentano una consistenza nel panorama uh, nazionale così come anche rispetto a forze minori comunque presenti oggi in Consiglio regionale a cui va data la possibilità di poter giocare la propria partita. Qui. Sarrebbe un problema, non so se ci entriamo poi più avanti rispetto al rapporto tra forze maggiori e forze minori, ma poi eventualmente ci entriamo. Più e avanti. È un altro aspetto nel calcolo appunto. Della rappresentanza. Maria Rossi, eh, qualsiasi, nei film si diceva qualsiasi riferimento a fatti realmente accaduti, mm. mi riferisco alle parole del consigliere Galanello che ha fatto un esempio del no al doppio turno. Sì. Lei invece è stata vista festeggiare per una vittoria al doppio turno, qui nel capoluogo, da cittadina di Perugia e da rappresentante della politica. No, intanto questo è il buongiorno. Il doppio turno per noi è un elemento importante nella legge insomma nella proposta della legge elettorale perché consente dove qualora non si arrivi alla soglia della, per poter governare quindi per poter insomma non si arriva a vincere questo determina una, che il popolo viene, che i cittadini vengono richiamati per la seconda volta a dover scegliere. È chiaro e comprendo ed è anche comprensibile che ovviamente la parla forza di maggioranza al governo della regione non sia proprio favorevole al doppio turno perché purtroppo o per fortuna il doppio turno poi esprime il vero voto democratico dove la gente è libera di poter votare e di scegliersi in maniera proprio, insomma, libera cioè da, da impegni, vincoli e quant'altro legato al primo voto. Quindi col doppio turno si può... Loro dicono che non c'è la maggioranza però quando il popolo, poi le cittadini si esprimono e arrivano a determinare il 58% di voti di, di, a favore del... In questo caso del sindaco Romizzi io penso che il popolo abbia votato, ci siano espressi anche in maniera molto chiara. Poi vogliamo andare a vedere le percentuali, il voto eccetera, dato di fatto che il doppio turno ha consentito ovviamente di andare a trovare una maggioranza e di andare a trovare anche un governo diverso in, nella città. È chiaro, con i numeri con cui si era fatto il primo turno si era arrivato, non era... Non era chiaro, perché anche lì probabilmente i cittadini non erano convinti oppure non sono stati sufficientemente no, eh, colti nell'andare a riconfermare un sindaco uscente e quindi un po' hanno, dato, no, hanno distribuito il voto in maniera diversa. Secondo me è una forma di democrazia. Poi non bisogna aver paura. No? È chiaro, comprendo che perdere Perugia è stata una debacle importante. E però voglio dire, non sempre uno si può fare le cose a misura sì. proprio. È vero che il governo della regione governa, legifera rispetto a un'amministrazione, un però bisognerà vedere come ci arriviamo e se non si arriva al numero preciso e se non si supera la soglia per poter governare, che si fa? Eh, quindi il doppio turno potrebbe essere le, diciamo la, no? la, la seconda tornata potrebbe essere di soluzione Insomma, sbaglia chi non ci va a votare esatto, il problema è che missione. sbaglia chi non va a votare e il partito dei non votanti sta salendo sopra il 40% per cui il, è importante la legge è importante elettorale bisogna farla e, e purtroppo siamo arrivati proprio come sempre al finale della legislatura per poterla fare e anche questo denota de che insomma si ha si ha paura anche nel dover affrontare certe tematiche perché è ovvio, tanto noi abbiamo fatto la riduzione, già da 30 consiglieri siamo passati a 20 e questo l'abbiamo fatto subito appena entrati, noi no, nuovi ci siamo ritrovati a dover tagliare i consiglieri regionali, ridurre le indennità, insomma abbiamo fatto dei passaggi importanti che andavano... Fatti, i cittadini l'hanno colti? Non lo so se l'abbiano colti, però l'importante è che dopo dovranno cogliere il nostro, quello che noi abbiamo saputo fare, quello che abbiamo fatto in questi anni di legislatura, poi questo sarà diciamo il punto importante senta Rossi. Lei Eccomi. è la prima volta che torna in questa trasmissione come esponente del sì. partito Forza Italia sì. eh, dopo una Domanda parentesi nel nuovo centro Vabbè, Ma questo non. Eh, non no, però mh, siccome non, non ho sentito sue dichiarazioni ufficiali, ecco quali sono i motivi di questo rientro nel. Ma partito? le dichiarazioni ufficiali l'ho fatte, sono state semplicemente che il sono rientrata poi nella mia casa iniziale, le origini, perché io nasco con Forza Italia e quindi sono tornata lì, dove il presidente Berlusconi, nel momento in cui ha detto che bisognava ricostruire la Casa dei Moderati, e la Casa dei Moderati bisogna ricostruire un centro-destra tutto unito insieme per poter, per poter dare un'offerta politica diversa e non frantumata agli elettori. Io lo dissi, questa cosa lo dissi subito, subito dopo le elezioni europee che ci sono state quando ci sono state le europee, ho detto che i risultati non erano stati, erano chiari, dove il cittadino non ha riconosciuto questa frantumazione, questo frastagliamento di partiti, riconosce soltanto quando c'è un partito forte e quindi si ritrova in quell'alveo politico e il voto delle europee è stato un voto soprattutto di paura, dove i cittadini si ci sono ritrovati un Movimento 5 Stelle fortissimo, dove un, un movimento no, Forza Italia, eh, Fratelli d'Italia, Nuovo Centrodestra e quant'altro non erano al forti tali da poter contrastare un'avanzata importante del Movimento 5 Stelle e quindi hanno, fatto, hanno portato il voto in un alveo politico più forte. Quindi questo che sta a significare? È che bisogna ricostruire un centrodestra, è vero, riguardarlo, rileggerlo probabilmente con il nuovo scenario politico. E soprattutto con una politica che è diventata molto più dinamica rispetto a qualche anno fa. E quindi io a questo appello sono rientrata perché credo fermamente che bisogna parlare di un centrodestra tutto unito Perfetto. e non frantumato. Perfetto, torno al consigliere Galanello e mh, cambio pagina, eh, chiudo con la politica e passo alle emergenze: L emergenza lavoro in primissimo piano. La contemporaneità della nostra trasmissione, mentre siamo qui, si sta parlando e oggi certo. al Ministero dello Sviluppo Economico del futuro delle acciaierie di Terni, sì. quindi non ci consente forse di fare una valutazione perché la, la situazione è in divenire. Però l'emergenza lavoro non riguarda solo gli operai di Terni, che pure sono dovuti diventare itineranti, andare a fare la loro protesta a Bruxelles, poi a Roma. E ci sono tante altre realtà. Eh, lei Galanello le conoscerà benissimo perché ha appena ricevuto come Esponente dell'ufficio di presidenza di questo Consiglio regionale, i lavoratori della San Gemini Fruit che stanno terminando la Cassa integrazione. Ci sono emergenze come la Electrolis, la Tione. Per non parlare della Merloni che come last, come l'acciaieria, è, è il cruccio principale. Insomma, non è un bel quadro questo per intervenire anche politicamente. Sono grossi enormi problemi, forse oltre la competenza regionale. L'elenco è lungo e mette anche in difficoltà a snocciolarlo tutto perché ormai non c'è realtà territoriale che non presenta delle situazioni di difficoltà, quando va bene comunque di riduzione del personale o di cassa integrazione. È ovvio che in questo quadro la vicenda dell'acceleria Eterni assume un tono del tutto particolare perché è una vertenza nazionale, europea, non a caso alcuni giorni fa, fino all'altro ieri, c'è stata una presenza e un impegno che è stato assunto a livello di eh, Consiglio europeo, di interesse, di azione e di partecipazione alla, in questa vertenza, diretta in questa avvertenza, come istituzione. Nutro una preoccupazione, dico solo questo perché appunto potremmo essere smentiti da qui a qualche ora dalle vicende che potrebbero determinarsi oggi all'incontro a Roma proprio di questa, di questa mattina. Eh, devo dire che ad oggi qualche preoccupazione sull'atteggiamento dell'azienda viene naturale, non c'è soltanto il problema di una degenerazione in avvertenza come è avvenuto con le vicende romane di alcuni giorni fa, con la carica della polizia sugli operai non motivata, eccetera, eccetera, ma c'è un atteggiamento che io ritengo strano, e mi fermo a questo aggettivo: da parte della proprietà, a partire dalla Morzella insomma. Non, non mi era mai capitato, io ho una ventennale esperienza di sindacalista con vertenze anche importanti nella provincia di Terni: che la proprietà si presenta l'uno di notte di fronte al picchetto degli operai o che in un momento di tensione come questa, dove lo sforzo comune è quello di provare a trovare la strada di una mediazione per uscire in positivo comunque da questa difficile vertenza, si bloccano i pagamenti degli stipendi. Ecco, io non vorrei che qualcuno l'azienda, diciamo l'obiettivo sia quello di puntare più che a un accordo ad una degenerazione per poi essere più di prendere decisioni che si intendono già decisi probabilmente da qualche parte. Quindi credo che come istituzione dovremmo fare molta attenzione qui ed operare con calma, serietà ma anche fermezza per costruire un'uscita, una vertenza che proprio per gli aspetti che prima dicevo è particolarmente difficile perché non sempre si comprendono bene gli obiettivi degli altri. Le altre vertenze venivano richiamate, abbiamo quella sulle acque minerali in modo particolare con alcune aziende come quelle. Non la Tione, la tione e la, la, la San Gemini Fruit eh, di San Gemini, che, dove l'attività è sospesa da tempo e stiamo al termine della cassa integrazione. Ci sono decine di altre aziende che presentano situazioni di difficoltà e di eh, criticità. Credo che in una situazione del genere l'attenzione della politica, a partire dalla politica nazionale dell'istituzione regionale per quello che possiamo fare con gli strumenti che abbiamo e purtroppo non sono moltissimi, soprattutto a livello nazionale, dovremmo di più preoccuparci di come siamo in grado come paese di reinvestire sull'industria, sulle produzioni, sul lavoro, piuttosto che preoccuparci di come Rendere maggiormente flessibile e precario il lavoro. Non credo che siano questi gli aspetti che possono ridare slancio e vigore al sistema economico e all'occupazione del nostro Paese. Rossi, io poi ho delle domande anche sulla sua attività col comitato di monitoraggio, se vuole però aggiungere. No, sul beh, lavoro. aggiungere il dramma del, del, del lavoro oggi è un dramma veramente un'emergenza importante anche perché stamattina poi, tra l'altro, ho sentito che un'altra società correlata alla Thyssen Group, insomma, l'accelleria di Terni, 400 dipendenti che sono anche loro al punto di... Insomma, quindi si vanno a aggiungere, si vanno a sommare diverse situazioni, non soltanto il problema dell'accelleria, ma di tutto l'indotto che era nato ed era costruito intorno a loro. Il problema è che questo, a volte quando ci sono... Il problema è importante e serio, ma a volte quando ci sono queste vendite... Queste, queste situazioni bisognerebbe gestirle un po' meglio con più serietà mettendo dei vincoli e che non anche se imprenditoria privata però quando sono importanti e vanno a portare un'entrata dell'80% quasi l'80% nel bilancio regionale e bisogna porre dei paletti per chi decide poi di andare via. E quindi non si può andare via perché l'obiettivo loro è di chiuderla. Purtroppo, o comunque quello è. Io ho sentito anche la dichiarazione che ha detto che non si pagheranno gli stipendi di ottobre finché non finirà lo sciopero. Cioè è, una, è un muro contro muro, insomma, abbastanza netto e abbastanza determinato. E questo. Ovviamente non è molto, insomma, non, no? anche se nel gioco della contrattazione, però è importante, bisognerebbe trovare una via dove si possa trovare un dialogo. È chiaro che c'è stata la fiaccolata anche ieri sera per Terni, a sostegno. Purtroppo questa situazione mette in ginocchio già una situazione compromessa della nostra regione, è ovvio, poi con tutte le società, le imprese che stanno chiudendo, fallendo dalle piccole imprese, gli artigiani, non soltanto quelle grandi, parliamo del settore del tessile, parliamo del settore della zootecnia, parliamo che adesso anche l'agricoltura, l'olivo per un problema no, della Mosca è in ginocchio anche questo comparto che invece fino all'anno scorso era abbastanza un trend è purtroppo allora, poi la calamità la su questo anche, calamità Rossi. e poi aiutano a far sì che il problema lavoro diventi sempre più emergenza eh, tocchiamo l'agricoltura nella sì. scorsa puntata ci siamo occupati a lungo dell'olio che vive una crisi senza precedenti sì, purtroppo lei esatto. invece si è occupata di eh, allevamenti con una sì. mozione sulla famosa blue tongue la lingua eh, blu e in questo suo atto di indirizzo, leggo il primo focolaio in un'azienda di ovini nella provincia di Terni, poi numerosi casi sia a Terni che a Perugia e oggi sono soggetti a restrizione eh, numerosi qui. allevamenti. Anche questo è un problema che sta incidendo. Questa mozione, che cosa vuole fare? Beh, la ah, ricordo anche, ehm. mi scusi per completezza di questo problema si è occupata la seconda commissione che ha stanziato 58.500 sì. euro, cioè la regione ha già fatto un intervento a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico, vino, caprino, bovino assolutamente Quindi bisogna comprare. già c'è stata una prima misura, lei con la sua mozione che cosa Ma Io con la mia mozione voglio mm. andare a valorare il fatto che abbiamo fatto questa legge nel indennizzare no, gli elevatori che hanno subito questo danno però il problema risale un po' più a monte va un po' più indietro dove io ho fatto già presentai un question time dove fu tolta la figura del, della figura che si occupava sulla sicurezza alimentare no? di una professionalità specifica che era di un veterinario all'interno di in questo alveo e di difatti avendolo sottratolta per una spending review per una riduzione di spese e questo incarico che veniva svolto da questa persona che aveva, tutte le, aveva una laurea o quindi una titolarità soprattutto sulla sicurezza alimentare e quindi animale e veramente era stato ripassato dentro gli uffici come dirigenza. E questo è il risultato, quindi io voglio dire con la mia mozione, e la Regione ha fatto bene, abbiamo fatto bene a proporre questo indennizzo per questi allevatori che hanno subito questo danno, io voglio fare in modo che, che venga riposto il problema, che a volte spendere, ridurre, tagliare, togliere delle figure che hanno delle competenze per andare a sottrarle e darle ovviamente a persone senza togliere però dei dirigenti eccetera, però dopo ecco questi sono i risultati che questo danno probabilmente poteva essere evitato. Quindi non abbiamo risparmiato ma abbiamo speso di più perché non soltanto dobbiamo pagare l'indennizzo e, e quindi abbiamo creato delle problematiche, ancora i vaccini non si so sono stati comprati, non era stato fatto un banco, insomma c'è tutto indietro un qualcosa che è mancato perché è mancato ovviamente la persona che doveva avere una responsabilità, una competenza e quindi quel, con la mia mozione è di andare a risollecitare e di reintegrare quella figura perché non si sono risparmiati 30.000 euro ma ne abbiamo spesi molti di più che poi c'è un indennizzo a capo, voglio dire poi dobbiamo capire ancora quanti sono questi capi e quindi io dico a volte risparmiare si spende il doppio, quindi bisogna lasciare le figure precise, le figure con le competenze ai loro posti e fargli svolgere il loro, il loro ruolo, anche perché hanno tutta la titolarità, comprare i vaccini e non, insomma, non penso che questo possa essere delegato in mano, no? Cozzine, ovviamente al dirigente. La spending review impone i tagli e a volte si può finire per sbagliare. Adesso le regioni sono sotto l'occhio della Corte dei Conti, che in alcune regioni, perché qui bisogna poi distinguere da regione a regione, ha parlato di bilanci truccati. Non è il caso della regione Umbria, dove semmai vengono rivolte delle critiche sulle risorse che vengono date alle controllate, alle partecipate, che non vengono restituite. Quindi, diciamo, l'Umbria. Non ha lo scandalo, però insomma, la ristrutturazione comporta delle conseguenze, diciamo. Sulle partecipate, qual è l'orientamento? Anche questo è un tema di cui si dibatte molto nella politica. Ma qui io direi che non, non dobbiamo inseguire le mode, perché poi eh, ciò non porta sempre a eh, misurare le politiche, diciamo, a cavalcare un po' il qualunquismo, cioè non porta sempre a soluzioni positive per gli stessi cittadini, è vero. C'è da metterci le mani, c'è sicuramente da risboscare, ma è l'attività che stiamo facendo in questi cinque anni. Ormai si può cominciare a trarre anche dai bilanci, perché credo che di provvedimenti, di semplificazione, la Regione dell'Umbria le ha assunte molte. Però dobbiamo anche considerare che la Regione dell'Umbria è una piccola regione, ha una realtà di cittadini largamente... Eh, diffusi su tutto il territorio regionale in tanti piccoli comuni e piccole piccolissime frazioni. Ecco, mantenere, come ci viene riconosciuto nel mondo, una qualità della vita alta, standard qualitativi importanti della vita nella nostra regione, significa anche dei costi diciamo, nella gestione direttamente o indirettamente attraverso società. Controllate in tutto o in parte dal pubblico, sostenere la qualità dei servizi nel nostro territorio. Se vogliamo parlare della mobilità e quindi del dei servizi dei trasporti nella nostra regione come possiamo andare su tanti altri argomenti su cui appunto c'è una presenza diretta o indiretta del pubblico appunto tendente a garantire con dei costi con dei costi sulla spesa generale per garantire una qualità dei servizi ai cittadini. Pertanto provvedimenti sono stati assunti ed altri se ne prenderanno eh, stando dentro quelle che sono anche le nuove politiche nazionali su questo che sono stati impostati dal, dal governo Renzi. Però quello che mi sento di dire è con un'attenzione, perché appunto non sempre le scelte che facciamo eh, poi possono nella realtà... A tornare eh, utili nell'interesse dei servizi e la qualità dei servizi che eroghiamo ai cittadini. Quindi avanti ma con eh, attenzione. La ringrazio per la sintesi con cui ha saputo rispondere. Gli ultimi due minuti sono per Maria Rosi, che è anche Presidente del Comitato di Monitoraggio e Vigilanza sì. sull'amministrazione sì. regionale, l'unico organismo che è presieduto da un rappresentante dell'opposizione in Consiglio e. Entro solo su una questione perché sì, il tempo non c'è più, quella dei trasporti e di Umbria Mobilità. Lei recentemente ha convocato sì. i vertici dell'azienda di trasporto pubblico locale di tutta la regione sì. che è divisa in Umbria TPL e Umbria Mobilità Esercizio. Quello che è emerso è che la prima Umbria TPL dovrebbe avere funzioni di agenzia regionale di mobilità, l'altra... Dall'inizio del prossimo anno prenderà il nome di Bus Italia Umbra. Non so quanto hanno capito quelli che prendono Pullman e treni, comunque, in un minuto e mezzo la Presidente ci può spiegare qual è il futuro dei trasporti pubblici? Ma il futuro dei trasporti ovviamente in Umbria sono legati saranno gestiti da Bus Italia questo in maniera chiara con tutto quello che comporterà ovviamente noi ci, ci abbiamo provato di assicurarci soprattutto nel mantenimento delle corse di tutto un riequilibrio e di porlo insomma in essere soprattutto anche nel recupero di tutti i crediti che insomma delle, che c'erano, che erano aperti su Umbria Mobilità. È chiaro che questo è tutto un assestamento che pian piano si avrà, si svolgerà ed avrà. Io, io mi auguro, ovviamente, perché si è fatta una battaglia importante sulla questione proprio del servizio pubblico, in mano ai privati, in mano in parte tutto pubblico misto, dove si è fatta imprenditoria. Sicuramente dall'anno prossimo. Faremo in modo, si farà, faranno in modo che il servizio sia gestito soltanto per fare servizio. Noi abbiamo dovuto scoperchiare una pentola dove, dove hanno voluto fare con il servizio pubblico impresa e questo purtroppo non è, non è stato positivo, è stato un danno per i cittadini umbri. E io spero che facendo, avendo fatto tutto questo percorso, avendo venduto è rimasto poco ovviamente della quanto riguarda la quota della regione, dall'anno prossimo si possa fare chiarezza nel servizio proprio dei trasporti e si possa veramente chiudere un capitolo e riaprirne uno diciamo, più tranquillo e più sereno. Ovviamente tutto questo è stato fatto anche con l'ottica, soprattutto nella tutela dei vari posti di lavoro, perché poi comunque ci sono tante famiglie dietro, tutte le diatribe, i stipendi, no? l'abbiamo visto un anno fa, due anni fa, il problema era sorto, insomma, ed era sollevato ed era molto caldo e molto insomma, importante, imponente soprattutto per la città, anche come impatto economico per la città di Perugia. Si è insomma, abbiamo acceso questi focus, li abbiamo portati anche all'interno del Consiglio regionale, per, nella dialettica proprio politica, perché bisognava intraprendere no, una strada e fare delle scelte, tutto questo è stato fatto e io mi auguro che è stato fatto con grande serietà e con grande trasparenza spero che questo possa poi portare degli effetti positivi dall'anno prossimo insomma con più per il servizio ma soprattutto per i cittadini che ne abbiano la piena consapevolezza breve ecco perché sennò vedono soltanto un aumento del costo del biglietto i controlli perché questi sono stati fondamentali perché hanno ridotto ovviamente l'evasione del biglietto e quindi i come si chiamano i turisti che viaggiavano i, esatto, i porti i famosi portoghesi è chiaro, tutto questo per avere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di un servizio bisogna che tutti quanti si mettano, si adoperino insieme per arrivare a queste tre famose e che l'obiettivo poi dall'anno prossimo sarà quello anche di Bus Italia. Insomma. Ringrazio Maria Rossi, e ringrazio il consigliere Fausto Garanello e tutti voi che ci avete seguito. Termina qui il punto alla prossima settimana.